cosa si può fare in questa struttura. Ok, un'altra cosa che ho inserito nel programma è il piano energetico ambientale comunale. È un piano per lo sfruttamento delle energie rinnovabili, che siano solari o che siano le energie eoliche. Questo appunto per consentire agli edifici pubblici soprattutto un risparmio economico. Credo che anche riuscire a sfruttare e a pagare anche la sola pubblica illuminazione sarebbe un buon traguardo, e investire i soldi risparmiati in altri progetti. Poi un'altra cosa che vorremmo fare è l'antroponomastica, rivedere quelle che sono il nome delle vie e cercare di studiarle anche in sardo, così da dare una valorizzazione a quella che è la lingua sarda. Visto che è una nostra ricchezza, direi che forse è bene che ci accorgiamo dei sardi, che sia il caso di sfruttarla. Un'altra cosa, secondo noi, è anche rivedere il piano urbanistico, cioè studiare il traffico in modo diverso, in modo da consentire uno sfruttamento migliore del paese, insomma, delle vie. Un'altra cosa alla quale puntiamo molto è la riqualificazione delle strutture comunali. In primis vorremmo fare uno studio di fattibilità per la ristrutturazione dell'edificio comunale, che secondo noi versa in stato di degrado. Ecco, ritengo che il comune, la comuna, cioè la casa dei cittadini, no? Vederla così un pochettino mi rattristisce, anche a noi, penso anche a tutti voi. Nessuno di noi vorrebbe vedere la propria casa in quelle condizioni, però io la considero come la mia casa, mi piacerebbe che tutti i miei riferimenti la considerassero la loro casa, no? Non vorrei vedere la mia casa con delle scritte, dei pasticci, insomma, è un pochettino degradante, soprattutto se viene uno da fuori e dice questi qui non hanno neanche un comune, hanno un comune degradato, si vede che sono degradati pure loro, no? Non lo so, io da forestiera penso di questo. Non c'è neanche? Appunto, dico questo. Comunque, ricollegandomi alla cultura, noi vorremmo puntare molto su quella che è la valorizzazione della lingua sarda, però magari Daniela su questo punto ci spiega meglio cosa vogliamo fare qui sul campo cultura. Allora, nel campo della cultura abbiamo cercato di definire cosa per noi fosse cultura. Per noi cultura è quell'insieme di saperi, quell'insieme di conoscenze fondamentali che ci vengono tramandate di generazione in generazione. L'esperienza tramandata da coloro che abitano da sempre in un luogo e ne conservano l'autenticità. È importante per noi considerare la cultura come un investimento, in un'ottica turistica, ma soprattutto per l'immagine di quei comuni che decidono di occuparsene in maniera seria e in maniera intelligente. Un campo verso il quale noi abbiamo un occhio di riguardo, riguarda appunto la cultura tradizionale, e dunque gli usi, i costumi, le tradizioni, la saggezza e l'arte popolare. Proprio in questa prospettiva noi, potete vedere, abbiamo inserito la valorizzazione del canto a tenore, perché pensiamo sia una tradizione molto viva a Moniferi che affascina tutti, dai più anziani fino ai ragazzi più giovani. Quindi sarebbe opportuno effettuare delle azioni concrete che puntino alla sua valorizzazione e ad un suo riconoscimento anche. Sarebbe bello, no, che Moniferi diventasse il paese dei tenore, perché no? Mannoiata, ad esempio, è diventata il paese dei tenore, perché Moniferi non potrebbe essere il paese dei tenore, insomma. Io anche un po' di loco non ero, ma molto. Allora, noi siamo partiti dalla constatazione che l'identità storica e l'identità culturale del nostro popolo sia un bene primario, un bene da proteggere e da valorizzare. Rientra quindi, come ci diceva Stefania, no, le nostre idee sul riconoscimento alla nostra lingua, no, alla lingua sarda. Vorremmo istituire la giornata comunale
partecipare dei corsi di lingua sarda per gli studenti delle scuole elementari e medie, no? Perché è una ricchezza da proteggere e da valorizzare, sempre nel rispetto della tradizione, ma in una prospettiva innovativa che promuova il nostro territorio, anche promuova il nostro territorio e la sua conoscenza anche al di fuori dell'ambito locale. Rientra inoltre nell'ambito dello sviluppo culturale per noi la promozione del territorio. Quindi punteremo sicuramente sulla valorizzazione dei siti archeologici. Dobbiamo prendere coscienza del fatto che abbiamo delle ricchezze in mano, delle ricchezze quali il nostro patrimonio naturalistico, abbiamo un patrimonio boschivo eccezionale, dei siti archeologici di cui neanche siamo a conoscenza. Quindi vorremmo proprio incentivare verso la creazione di cooperative che si occupino di questi aspetti e che gestiscano e che promuovano appunto il territorio, sia in ambito locale, ma comunque che sia in grado di offrire appunto, cioè che un'Italia riesca a offrire il turismo, ecco, diciamo. E quindi infatti abbiamo individuato possibilità, no? Per queste cooperative, suggerendo, no? Delle nostre idee, percorsi naturalistici, ad esempio, da offrire al turista. Ora, noi potremmo inoltre ad incentivare la nascita di strutture eccettive che però sono, come dire, diverse dal solito. Abbiamo pensato all'idea dell'albergo diffuso. È un'idea nuova, sicuramente che non molti di voi mai conosceranno, anche noi ci siamo documentati e abbiamo pensato che questo tipo di struttura eccettiva fosse alla portata della nostra piccola comunità. Perché? Perché per costruire un albergo diffuso non ci vuole niente. Bisogna soltanto sfruttare quello che si ha, sfruttare i piccoli proprietari, le abitazioni esistenti. È un tipo di struttura che crea un uso economico e può impedire lo spopolamento delle zone interne. Quindi diciamo, abbiamo inserito come potete vedere anche la promozione di iniziative e manifestazioni di promozione del territorio, abbiamo pensato anche alla possibilità di essere coinvolti anche a livello provinciale nell'ambito ad esempio delle corte d'appello, per cui non deve essere all'interno di questo circuito, insomma tante sono le idee, potete trovarle comunque nel nostro programma. Ecco. Continuiamo. Potremmo andare avanti rispetto ai siti, ma abbiamo già parlato abbastanza della promozione del territorio. Cioè, il programma non finisce qui sicuramente, noi abbiamo, come detto Stefania all'inizio, abbiamo deciso che il nostro programma non sia un programma chiuso, ma un contenitore aperto a tutte le proposte, a tutti i consigli, a chiunque voglia darci un contributo è il benvenuto assolutamente. Ecco, ora cedo la parola a Stefania Antonalino. Allora, questo contenitore che dice Daniela in pratica sarebbe il nostro punto e il programma aperto. Noi vorremmo che la gente ci facesse anche delle critiche, voglio dire, non è che avere delle critiche voglia dire, cioè noi non ci offendiamo. E uno ci dice, poi te non ha più discusso, ma poi te stava a fare discusso. Perché in giro abbiamo sentito un po' di cose, no? Che mai ci volevamo escludere perché siamo giovani, volevamo fra noi solo giovani, non è vero. Chi l'ha detto che noi non vogliamo consigli da persone che ci sono già state all'interno di un'amministrazione, o che comunque per un'esperienza di vita o professionale abbiano imparato delle cose e dei suggerimenti da darci. Noi, infatti siamo apertissimi ad ogni tipo di proposta, di critica, anche adesso. C'è qualcuno che ci vuole fare dare un suggerimento, anche magari, non lo so, magari qualcuno è timido, non lo fa così apertamente, lo può fare anche dopo, che ne so. Anche su Facebook abbiamo fatto una pagina per dare voce a tutti, a chiunque voglia, anche una critica, noi non ci offendiamo, ecco.